fare di Cristo il cuore del mondo e la parola biblica che guida quest'anno, 2006, la festa del Grazie, con la presenza di Madre Antonia Colombo in Piemonte. Torino, Mornese e Nizza, le tre tappe della festa. Sono nomi che ancora oggi ci parlano di un sogno, capace di superare il tempo, le difficoltà e ogni paura. Con la celebrazione eucaristica nella Basilica di Maria Ausiliatrice, presieduta dal Cardinale Severino Poletto, Arcivescovo di Torino, il 24 aprile inizia la Festa del Grazie con la presenza dei rappresentanti del Consiglio Generale, con ispettrici e ispettori d'Italia, tante salesiane e salesiani, con giovani e collaboratori laici. Il filo rosso che lega tutte le tre tappe della festa è la missionarietà. Oggi, a 125 anni dalla morte di Maria Domenica Mazzarello, torniamo a Torino. Lungo la Dora, là dove le prime figlie di Maria Ausiliatrice sono andate in cerca di tante ragazze, spesso senza famiglia, senza parrocchia, senza che nessuno volesse loro del bene, straniere nella Torino del 1800. Così sono ancora oggi tanti giovani che giungono nella città, nel quartiere multietnico di Porta Palazzo, da tutte le parti del mondo. Nella zona poi, soprattutto le donne e i minori non accompagnati sono molto numerosi. Vivono in situazioni abitative fatiscenti e in una solitudine affettiva devastante. Tentiamo di offrire una risposta a questa situazione. Una nuova comunità internazionale di figlie di Maria Ausiliatrice a Porta Palazzo sarà l'iniziativa concreta per la Festa del Grazie di quest'anno. Signori e signore, figlie di Maria Ausiliatrice di Europa, Asia, Africa, America, Australia, insieme a tutti gli ascoltatori di Telepace, benvenuti! La festa è collegata con il tema della famiglia. Il 24 aprile sera a Torino, nel Teatro Regio, giovani e adulti della comunità ispettoriale piemontese realizzano lo spettacolo Famiglia su misura. Missioni Don Bosco organizza la diretta televisiva in Mondo Visione sul canale Telepace. Per dirti che la nostra famiglia è grande ed è bella.